noi della classe 4 B abbiamo deciso di dare il nostro contributo a questo progetto, mettendoci nei panni del pittore Mario Tozzi, a cui è intestata la nostra scuola. Abbiamo recuperato una foto di mamma Teresa in bianco e nero da riprodurre. In precedenza la maestra ci aveva spiegato la tecnica per disegnare un volto. Ciascuno di noi, applicandola, ha interpretato l'immagine personalizzandola. Tanti si sono attenuti al soggetto originale, altri hanno desiderato aggiungere il colore. Questo lavoro ci ha molto impegnati piacevolmente in tempo ed edizione. La cura che è stata richiesta per il completamento del viso ce l'ha pian piano reso familiare e ci ha ispirato a comporre un'affettuosa poesia dal titolo A Mamma Teresa. A Mamma Teresa. La prima parte pone l'accento sull'espressione degli occhi e del sorriso. Quella centrale riflette la sua vita. E la finale, riconoscendo il suo grande valore, manifesta il ringraziamento di tutti gli italiani e in particolare oggi la nostra gratitudine di vero cuore. A Mamma Teresa! Guardo la tua foto di un tempo ormai passato. Il volto un po' girato. Gli occhi tuoi profondi ricolmi di dolcezza e di bontà. Osservano di lato in posa da ritratto. Il sorriso appena accennato. Illumina il tuo bel viso di giovane donna. Incorniciato da neri capelli alla moda acconciati. Cara mamma Teresa, hai vissuto in tempi oscuri, ma fiduciosa nel domani, superando la paura, con coraggio e onestà, l'Italia finalmente ti ha ringraziata con medaglia d'oro al merito civile. Noi pure ti diciamo con cuor riconoscente grazie per il tuo sacrificio che ci ha regalato la preziosa libertà. Ecco i pensieri che rimarranno nel nostro cuore. L'eroismo è scegliere sempre la giustizia e la bontà. Litigare è quasi una guerra, la pace è migliore della guerra. Rispettare chi ha idee diverse e accettare le differenze. Ricordare serve per capire. Il bene e la verità vincono sempre. Grazie per averci donato tante libertà. L'eroismo è sacrificare la propria vita per la libertà.
avere il coraggio di scegliere il giusto anche se è scomodo. Grazie! Grazie, mamma Teresa, per il tuo grande esempio.